Villa Peroni torna ad essere uno degli sponsor della squadra di calcio come l'anno scorso, quindi si rinnova anche in Serie D questo rapporto. Perché la facciamo al comune? Non l'abbiamo fatto per tutti gli sponsor, un incontro qui nella sala comunale. Perché l'abbiamo fatto? Perché sia la Peroni che ovviamente la squadra di calcio sono ormai due brand riconosciuti dal punto di vista cittadino. La squadra di calcio sicuramente, vi ho raccontato di quel mese e mezzo della mia vita in cui ho avuto la responsabilità più grossa da sindaco, che pensavo fossero altre, invece è stata quella di individuare una società a cui affidare il titolo sportivo, e lì ho capito che c'è proprio una identità forte, un connubio strettissimo tra la squadra di calcio, la società che gestisce la squadra di calcio e la città stessa. E negli anni, come sapete, anche l'azienda Peroni, che è qui da quasi 70 anni, è diventato un brand cittadino. Possiamo dire che forse, diciamo, per restare all'enogastronomia, dopo le orecchiette probabilmente c'è la birra Peroni, che è la birra, diciamo, più apprezzata dai baresi, è diventata quasi un simbolo molte volte. Ecco, ed è questo il motivo per il quale oggi abbiamo voluto fare questo incontro all'interno della sala giunta del comune, proprio perché i due brand sono due brand strettamente legati alla comunità barese, e ci faceva piacere oggi ospitare sia la squadra di calcio che l'azienda Peroni, che ho avuto modo di visitare anche l'anno scorso, con incontrare gli operai e vedere la nuova attività, anche le nuove linee produttive che sono state, diciamo, strutturate all'interno dell'azienda, che, ripeto, lavora qui ormai da quasi 70 anni. È un motivo di orgoglio e di soddisfazione essere ancora qui, a testimonianza del fatto che Birra Peroni vuole essere vicina al mondo calcistico, a questa squadra, ai tifosi, ai nostri consumatori, alla città. Come diceva Antonio, siamo qui perché ovviamente Peroni, così come il Baricalcio, sono due realtà storiche di questa città, simbolo, orgoglio, tradizione e passione. Vogliamo, per quanto ci riguarda, cercare di contribuire al successo di questa squadra, di questo nuovo team, e abbiamo messo in pista delle attività per supportare il Baricalcio, per stare vicino ai tifosi del Baricalcio, per stare vicino ovviamente alla città e ai nostri consumatori. È sicuramente una squadra che vogliamo sia di successo, vogliamo che il Bari traguardi nel prossimo futuro i migliori successi sportivi, insieme ovviamente a noi. Lavoreremo in tal senso insieme anche per cercare di uscire, non soltanto rimanere nello stadio, ma possibilmente anche uscire, andare nelle piazze, stare con i tifosi, stare con i consumatori, e cercare ovviamente sempre più di avere questo connubio perfetto, che possa augurarci di essere vincenti in campo dal punto di vista sportivo e sul mercato. Ringrazio personalmente il sindaco Antonio De Caro, perché è stato un autore importante di questo progetto, e lo ringrazio anche per la disponibilità, a testimonianza del fatto che Peroni e il Baricalcio sono in questa città e di questa città la passione, l'orgoglio, la tradizione, e quindi quale migliore occasione di essere in questa sala istituzionale per, come dire, suggellare quello che è la storia di questa squadra e della nostra azienda, unitamente al comune di Bari. Il rapporto con la società che gestisce la squadra di calcio è un rapporto importante anche per le aziende del territorio. Io la Peroni, anche se è una multinazionale straniera, la considero un'azienda del territorio anche per le risposte positive che dà dal punto di vista occupazionale, e oggi mi fa piacere essere qui anche perché la società di calcio del Bari, in questo rapporto di collaborazione con le aziende del territorio, comunque le aziende che sono presenti all'interno del territorio barese, ha un legame particolare, nel senso che non fanno soltanto da sponsor per la squadra di calcio, ma attraverso la società che gestisce la squadra di calcio, ho visto, interloquendo con gli imprenditori locali che vi fanno da sponsor,
che è stato avviato un percorso di crescita, cioè nella crescita della società Bari c'è una crescita anche per le aziende che si legano al marchio Bari e che hanno l'opportunità non solo di farsi conoscere grazie alla squadra, ma anche, diciamo, la struttura dirigente della squadra, la proprietà, aiutano gli imprenditori della nostra città a farsi conoscere nel resto del paese e nel resto del mondo. Per sintetizzare, diciamo, non c'è solo un legame con il brand Bari, ma c'è anche un legame con il brand De Laurentiis, che, diciamo, nel settore dell'intrattenimento è un brand importante e riconosciuto a livello internazionale. Siamo molto contenti di essere qui e soprattutto, come dice, giustamente ha detto il sindaco, crediamo che, il brand di Birra Peroni sia un brand, molto significativo e rappresentativo per la città di Bari e questa è l'ennesima dimostrazione che la proprietà, la famiglia De Laurentiis e tutto il gruppo abbiano avuto, l'intenzione fin dall'inizio di dare valore a quelli che sono i principali brand cittadini per fare un percorso insieme, quindi per una crescita dalle fondamenta di questa nuova società che giorno dopo giorno sta cercando sempre di più di inserirsi all'interno di questo territorio e chiaramente è molto meglio se lo si fa con quelli che sono i brand più importanti e più significativi di questa città, di una città calorosa e importante sia a livello calcistico, non solo come Bari. Quindi sicuramente questo è un ennesimo tassello che è stato messo in questi mesi e siamo convinti che si potrà fare un grande lavoro insieme e soprattutto una crescita esponenziale a braccetto per questa società e per questa città. Il brand della Peroni è fondamentale perché insomma dà ancora più lustro alla città di Bari, alla società Bari, e quindi io sono molto contento di far parte di questo progetto. L'accordo annuale prevede che appunto siamo la birra ufficiale del Bari. E ci saranno attività all'interno dello stadio, siamo presenti come la birra su tutta la parte dello stadio come esclusività merceologica. Ovviamente faremo altre attività a livello di agli ospitali. Adesso stiamo, diciamo, organizzando tutto il percorso per far sì che possiamo iniziare nel corso della stagione a essere già a regime con tutte le attività legate alla sponsorizzazione. Detto questo, ci teniamo molto e siamo molto contenti che il Bari già sta in vetta alla classifica, sta andando molto bene. Già, No, nel senso speravamo che dopo. fosse dall'inizio e così sta E andando. così sta andando. Quindi siamo molto soddisfatti di questo accordo, di questa sponsorizzazione. Insieme a Peroni, sicuramente i tifosi potranno godere e vedere le partite del Bari. È un simbolo, diciamo, come brand, un simbolo di tutta la città. Peroni, con tanto sacrificio, l'anno scorso è riuscito a fare una cosa che negli anni non si era mai fatta. E quindi ci tenevamo a raggiungere un successo, a traguardare un successo insieme alla squadra. E fino alla fine ci abbiamo creduto. Quindi purtroppo è andata male, ma il fatto di essere qui è proprio la testimonianza che noi andiamo dritti per la nostra strada. Se crediamo ad un progetto e quindi quello di essere vicino alla squadra, anche in momenti di grande difficoltà, cosa che è avvenuta, di essere vicino ai tifosi, di essere vicino alla cittadinanza tutta, lo portiamo avanti. Un progetto che abbiamo voluto fortemente lo scorso anno e continueremo a portare avanti anche quest'anno con altre dinamiche e con un'altra società.